Abbiamo sentito tante volte i primi due versi della commedia e ci è stato detto, giustamente, che la selva non è altro che un momento di traviamento che ogni uomo prima o poi sperimenta nella sua vita. La selva è il peccato. Ma se vogliamo rendere questo lavoro vivo, prendiamo questa allegoria e facciamola vivere. Diamole forma, tempo e luogo. Costruiamo uno scorcio di Medioevo. Entriamoci dentro. Vediamo apparire, prima, come fantasmi, frammenti di vita. Ma una volta apparsi, ci rendiamo conto che i fantasmi hanno una consistenza, dei sentimenti, una propria collocazione sociale. Insomma, da fantasmi si trasformano in persone. Ecco, noi siamo come Dante immersi in questo tempo e in questo luogo. Proprio in questo tempo e in questo luogo che il poeta si è perso. La selva, da allegoria, inizia a diventare vita reale. E la vita reale tornerà allegoria quando ritorneremo nella selva dantesca. Allora lo studio avrà finalmente senso perché la nostra quotidianità sarà arricchita con i suoi amori terreni e i suoi amori celesti. Incamminiamoci fra le vie di un borgo. Entriamo in una casa di fronte a noi. Ci appare una scena, consueta fino al secolo scorso. Una vecchia intrattiene alcuni bambini raccontando storie. C'è una donna che cucina, forse la madre di questi cinque fanciulli. Non vediamo uomini in casa, tranne un vecchio moribondo assistito dalla moglie e da due frati. Ma uno di essi è distratto. Affascinato dal racconto della vecchia, si è fermato sulle soglie della stanza e ascolta attento. Quella che ci appare è una scena quotidiana in questa contrada, ma è simbolica per il nostro percorso che fra poco intraprenderemo. La vecchia racconta storie che ha sentito quando anche lei era solo una bambina e ora le tramanda alle nuove generazioni. È la scuola del Medioevo per il popolo. Non c'è una istruzione diversa da questa. Per poter imparare a leggere e scrivere, conoscere la cultura alta, bisogna farsi chierici o avere la fortuna di nascere in una famiglia nobile che può provvedere ad una costosa istruzione privata. Ci fermeremo più tardi nel convento biblioteca e capiremo l'importanza della Chiesa nella conservazione della cultura latina e della funzione pedagogica che ha avuto. Entreremo anche nella stanza di una delle pochissime fortunate ragazze che ha avuto la possibilità di una istruzione elevata. Visiteremo la stanza di Eloisa e vedremo quali erano le materie che si studiavano nel Medioevo, ma conosceremo anche la sua tragica storia d'amore raccontata dalla ragazza stessa. Ma ora torniamo nell'androne della casa. Ascoltiamo la vecchia raccontare di cavalli, cavalieri, di dame, di elfi, di draghi e re. Il suo pubblico è affascinato. Qualcuno si suggestiona a tal punto da vedere fate ignumi nello sgabuzzino degli attrezzi. Ma ci sono due ascoltatori attenti, un monaco e un bambino che prende appunti. Il bambino, sicuramente, non fa parte di questa famiglia popolare. Forse, di tanto in tanto, sfugge dal suo pedagogo per ascoltare le storie fantastiche e prende appunti. Il bambino, sicuramente, non fa parte di questa famiglia popolare. Forse di tanto in tanto sfugge dal suo pedagogo per ascoltare le storie fantastiche e tragiche della tradizione. Che sarà di questo bambino? Forse diventerà uno di quei romanzieri che da grandi hanno ripreso le storie popolari e le hanno fatte diventare cultura alta. Forse è proprio lo scrittore di Lancillotto e la Carretta. Ascolta la vecchia, prende appunti e arricchisce con una visione fantastica la storia dei grandi cavalieri che il suo pedagogo gli sta raccontando. Ma come sono diversi da quelli descritti dalla vecchia? Questi sembrano più umani, vulnerabili, meno eroici dei paladini di Carlo. È una visione del mondo diversa, più vicina alla sensibilità femminile che vuole dal suo eroe non solo gesta eroiche, ma che egli si sappia umiliare per lei. O forse è la vita dei secondogeniti di una famiglia nobiliare, più a loro agio nella vita della corte che nella furia di una battaglia.
E il monaco che fa? Ascolta anche lui, ma non costruirà nuove storie. Si limiterà a scrivere e mantenere intatta per noi la cultura di un popolo. Troveremo nella biblioteca i suoi scritti accanto a quello dei grandi romanzieri e poeti. E se i primi hanno contribuito a rinnovare la cultura, dobbiamo ringraziare questo semplice monaco che ha reso immortale la voce di un popolo senza scrittura.